Stasera abbiamo, da tanto tempo speravamo di farlo e finalmente con la compiacenza del Calesa e dei proprietari abbiamo organizzato questo The Game. The Game fondamentalmente sono 5 team che si scontrano con ognuno il proprio piatto deciso secondo dei parametri anche di prezzo, qualità, e alla fine la giuria, che è composta dai partecipanti alla cena, circa 240 stasera, voterà con una scheda il piatto migliore della serata. Per la coppia, per il team vincente, ci sarà un premio oltre che la gratificazione. Questo è il primo di una serie di eventi che organizzeremo fino a decretare poi il top culinario del palermitano e provincia. Ci sarà la mystery box. Quindi l'idea un po' culinario è un contenitore che noi abbiamo aperto circa 3 anni fa, da tante idee di appassionati di cucina che poi fondamentalmente si vogliono mettere in gioco, che non lo fanno per mestiere, che quindi cucinano con la gioia e con amore, e creare degli eventi che possano condividere poi con la gente, perché voglio dire, cucinare a casa per 10-20 persone, diciamo, è facile. Fare una cena come quella che faremo stasera per 240 persone richiede un impegno, una serietà e una professionalità. I prodotti sono scelti dai concorrenti, sono prodotti di qualità, sono stati compresi, diciamo, all'ultimo momento per avere garantito la freschezza. Devo dire che siamo seguiti, grazie a Dio, dal nostro chef, che in qualche modo ci coordina e fa sì che si possano fare 200-240 porzioni. Stiamo preparando un couscous al pesto di agrumi con tria scottata, bisque di crostacei e mandorle tostate con menta fritta. Stiamo preparando una passatina di broccolo con riso venere e tartare di gambero rosso a lime e zenzero. Ora stiamo preparando delle busiate fresche con pomodorino scottato da terino e con uova di tonno al vapore. Quindi non bottarga, è un uovo di tonno al vapore fatta dalla Tammaro di Favignana, non so se lo conoscete. Una cassatina di pesce spatola con zucchine grigliate, pesto di pistacchio e arancia. Abbiamo fatto una calamarata in base di carciofi e seppie. Sono molto felice di essere qui stasera perché intanto sono molto legata a Palermo, è una città che amo particolarmente, l'ho vissuta d'inverno, d'estate, in primavera, in autunno, in tutte le stagioni, quindi conosco Palermo nella sua bellezza che si adegua, adatta e si plasma a seconda della stagione, e poi perché è una serata dedicata al food e io sono una appassionata di cibo, di cucina, devo dire che non cucino, faccio solo surgelati, però sono una grande forchetta, quindi in questa serata in cui c'è un contest un po' alla Masterchef mi sto divertendo molto. Poi devo dire che questo locale è stupendo, è splendido, è davvero un locale incredibile, dalle mura alle porte agli spazi, è davvero un posto bellissimo. La giuria ha deciso, seguite il video com'è, il team vincente, The Game, il triangolo no, è la squadra questa, Giorgia, ha vinto Giorgia, il team vincente, con passanti, cazzo, sembra la suora Lerma, una volta la giuria.